Lo scambio, anche non cazzo, ma c'è buono. Ci siamo incazzati tra di noi un po' di volte ed è normale, fa bene. L'importante è non perdere il rispetto che tanto con noi non ha mai dimostrato. Continua a dire che ci sono state delle consultazioni popolari. Io le ho viste quelle consultazioni popolari ed erano a casa di persone ben note. Quattro persone hanno parlato per tutti, non per la popolazione. Abbiamo visto quali sono state le consultazioni, quelle che la regione ha deciso dopo il nostro sforzo di farle a dicembre del 2013. Non sono quelle le consultazioni a cose fatte. Abbiamo visto come... Allora, l'assemblea di ieri fondamentalmente è un'assemblea molto partecipata, a cui hanno preso parte molte persone, tutte diverse, di diverse tipologie, dai più grandi ai più piccoli, dai più impegnati ai meno, perché fondamentalmente ci siamo stancati di essere presi in giro. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo qua con una piccola delegazione del movimento NOTAV della Val di Susa e di Torino a portarvi fisicamente la nostra solidarietà. Dopo la presa in giro palese che c'è stata ieri, perché avrebbero dovuto rimpiantare gli ulivi, ma non l'hanno fatto, semplicemente sono venuti a perdere tempo per guadagnarselo e rimettere le grate. Quest'opera è stata imposta, non è stata scelta da nessuno, devasta e non porterà beneficio a nessuno, ma porterà beneficio ai soli di noi. A loro interessa l'infrastruttura e dividersi i soldi. E diciamo che un po' la natura, un po' i folletti delle campagne ci hanno dato una mano. Di là ci sono ulivi buttati e lasciati a morire, accatastati l'uno sull'altro, e cercheremo anche molte signore dalla veneranda età ci hanno detto di voler partecipare a questa azione, quindi cercheremo in ogni modo di rimpiantarli nel terreno. Le analogie fondamentalmente sono le stesse, la difesa del territorio, cioè quella è la cosa che ci accomuna maggiormente, e la voglia di evadere da questa situazione capitalistica, oppressiva che questo mondo, questo governo ormai porta avanti da tempo. E quindi credo che sia fondamentalmente questo, sia proprio l'intento di ribellarsi a questa oppressione. Ci chiedono, garantiamo la sicurezza per questi due giorni? Noi? Non siamo stati mai violenti. Noi stiamo manifestando qua, ripeto, anche per gli alberi, non solo per gli alberi. Però se ci teniamo agli alberi dobbiamo fare qualcosa per non farli morire. Qualcosa, magari non serve, però dobbiamo fare. Perché vi dico che qualcuno vorrebbe girare la frittata, certo, e dire stanno morendo perché voi non li avete fatto morire. Perché... C'è il cazzo nei cucci, ma c'è il cazzo nell'auto, cuccione! La cosa che va detta è che, perché qui c'è una questione, perché la TAP non si vuole fare qui e poi si vuole spostare, noi non vogliamo la TAP né qui né da un'altra parte, perché fondamentalmente a noi il gas non ci serve.
la deturpazione del territorio non ci va bene né qui né altrove. Yeah.